No, okay. Non ci sentono bene. Quanto sei arrabbiato ancora? Arrabbiato? No, ormai è andata. Questa cosa purtroppo è successa a me, però lo sappiamo tutti che una cosa comunque è un po' strana, anche se va bene, ci sono le regole, ci sono le leggi, tutto quello che volete, però credo che comunque questa prova TV non sia stata usata in tante altre occasioni, da quello che so io, parlando da uno che un po' di partite le ha viste anche in TV, sono successe tante volte in precedenza queste cose, comunque ormai è andata, a me va bene così, comunque l'importante era vincere, l'abbiamo fatto e quest'ultimamente stiamo andando bene, stiamo vincendo, quindi la cosa più importante si tratta della squadra e questo ci può fare solo piacere. Dopo questa avventura sarai più timido in campo, non ci dire? Timido no, non so, non credo debba essere più timido. Questo purtroppo è un episodio che è successo, è stato un po' di sfortuna per me, ma è un po' di fortuna per la squadra. Ormai, come ho detto prima, questa è andata. Dobbiamo pensare alla prossima partita, sono cose che purtroppo possono succedere. Diciamo che si è riposato abbastanza, prima Costellone, adesso due giornate di qualifica, no? Sono motivi diversi, prima Costellone erano motivi diversi, adesso poi questa squalifica un po'. Prima non l'hai mandata giù, ma lasciava in panchina. Ma ci mancherebbe, perché se io non ho mai visto un giocatore che sta in panchina che sia contento, quindi quello purtroppo anche quello fa parte del calcio in cui uno deve accettare. Io credo di aver fatto, senza dire una parola, l'ho fatto, ho cercato di fare il professionista e su questo credo che nessuno mi possa dire qualcosa. Poi le sue motivazioni l'avrà avuto e questo non, ormai non mi interessa, perché ormai abbiamo un nuovo allenatore che ci guarda tutti in faccia. Se uno sta bene gioca, se non sta bene sta fuori, e quindi la cosa importante, ribadisco, è quelli che stanno bene devono giocare. Poi magari Stellone avrà avuto i suoi motivi che non me l'ha detto niente, ma va bene così, questo ormai è il passato. Tu stai sicuramente bene, essendoti riposato tanto? Tanto, sì, tanto, a parte che comunque quest'estate non ho avuto tante vacanze, dopo aver finito l'Europeo tardi non ho avuto, quindi no, comunque, a parte gli scherzi, sì, mi sono riposato, ho fatto un po' di panchina, ma ormai non devo pensare a quello. Io abbiamo la fortuna di avere un allenatore nuovo in cui, come ho detto prima, ci tiene tutti sulla corda e questo è importante. Se devo andare in campo cerco di fare il meglio, se poi non faccio il mio lavoro è giusto che mi lascia fuori. Senti, c'è un fatto però che può essere non proprio produttivo per te, no? Fermarsi quando stai bene, quando giochi, sei titolare, finalmente avevi preso in mano le reti del centrocampo, fermarsi due partite sicuramente può creare degli scompensi, no? Anche sul piano della condizione. Ma, sì, sicuramente in quel caso lì, in quell'aspetto lì, diciamo sì, perché anche prima quando c'era Stellone io ho fatto una partita al mese, ora era stato difficile per me per poter prendere la forma migliore, perché con uno a 30 anni non gioca spesso diventa più difficile rispetto a un ragazzino di 20 anni. Quindi sì, ero partito bene, comunque mi sentivo sempre meglio, purtroppo questa squalifica un po' sfortunata, diciamo, mi ha un po' frenato, ma ormai non ci devo più pensare. Vediamo adesso come risponderò alle prossime partite. Ti sembra che il Bari, questo Bari che adesso ha raggiunto l'ottavo posto, sia maturo a questo punto per dare una svolta anche in trasferta, dove oggettivamente veniamo da, fatta eccezione per Verona, dove il Bari ha giocato e meritava qualcosa in più, veniamo da prestazioni non proprio più grandi? Diciamo che è vero che ultimamente stiamo bene, dobbiamo dire che stiamo bene, purtroppo il fatto di aver vinto un paio di partite ultimamente non nasconde tutti, diciamo, i limiti o magari gli errori che avevamo in passato, perché ne abbiamo ancora e li stiamo, insieme al mister, li stiamo cercando di migliorarli, perché in allenamento lo vediamo ancora che ci abbiamo un paio di aspetti che non riusciamo a farli al meglio. E per poter vincere fuori casa
devi questi aspetti che sto dicendo io, che sui dettagli piccoli dobbiamo migliorarli al più presto. Se vogliamo vincere dobbiamo fare questo. Tra gli aspetti che dovete fare meglio è quello anche di servire meglio Maniero. Ma questo è uno dei tanti, sicuramente se ultimamente non ha fatto gol Maniero, ma non perché è colpa sua, è perché certe volte non siamo riusciti a mettere nelle condizioni migliori, ma questo fa parte, che ne so, posso dire il fatto dei terzini che devono crossare meglio, del centrocampista che magari deve fare il passaggio meglio, ci sono tanti componenti che magari non siamo riusciti a fare, e questo è uno dei tanti dettagli, come ho detto prima, che dobbiamo migliorarli per poter mandare meglio l'attaccante in porta. State lavorando? Sì, stiamo lavorando, come ho detto prima. Da quando c'è Colantuono stiamo lavorando tante cose che prima non si faceva, dei dettagli che magari sabato scorso non siamo riusciti a fare il meglio, subito in settimana lo miglioriamo. Bascia, adesso hai un intruso in mezzo al campo, che devi fare? Non lo fai fuori, lo spingi un po' più avanti, come ti comporterai con uno che però gioca bene a pallone? Chi sarebbe l'intruso, scusa? Ah, no, io non lo faccio fuori, perché se lui sta meglio è giusto che giochi, se ci fa la differenza credo che le stia facendo molto bene e deve continuare a farle. Poi se queste scelte le farà il mister, perché come ho detto prima, lui le vede, chi sta meglio gioca, e l'importante è che... Questo non lo so, non lo sappiamo come giocheremo, perché noi ogni settimana o ogni giorno proviamo un modulo nuovo, perché mister vuole che siamo pronti il sabato, se magari come è successo ultimamente, praticamente ogni sabato durante la partita abbiamo cambiato modulo, e questo è un pregio del mister, perché ci fa lavorare altri moduli in settimana. Poi, No, non ci mancherebbe. Comunque poi dove giocherà Brienza, meglio, cioè non è un problema, perché tanto riesce a fare la differenza in qualsiasi ruolo, quindi... Bascia, pensi che sia, per me non è casuale, però vorrei sapere da te se fate un lavoro specifico, cioè in un certo qual modo. Noi non vedevamo da molto tempo gol continui dalla distanza, no? Allora, ne hai fatto tu uno, poi ne ha fatto uno Fedele, e cominciano ad arrivare, che poi si segna o sulle palle inattive o sulle botte dalla distanza, perché non è che arrivi sempre col ragazzo davanti al portiere, insomma non è facile, no? Ci state lavorando su questo discorso? Sì, abbiamo lavorato, ma come ho detto prima, lavoriamo. Quando vediamo che abbiamo un difetto il sabato, subito la settimana dopo il mister ci fa lavorare su quel difetto lì. Quindi anche sul fatto di tiri in porta lo facciamo spesso. E credo che, a parte che abbiamo fatto gol io e Fedele, abbiamo tirato anche altre volte in porta, magari con meno fortuna. Però questo è importante, soprattutto per i centrocampisti che hanno la facilità di andare al tiro, è importante, perché non si sa mai, magari una volta su cinque riesci a fare un gol. E questo ti può far vincere la partita, come è successo con Matteo sabato. Comunque è riuscito a sbloccare una partita comunque abbastanza difficile, nonostante che avevamo la palla, era comunque difficile. Questo ci è stato, è importante per noi. E di cosa sa dell'ASCO? L'ASCO è una squadra che sta bene, perché comunque viene da un paio di partite che sta giocando bene, è riuscita a pareggiare a Benevento in una piazza che è molto difficile secondo me da giocare, e questo è una prova che è una squadra che sta bene. Poi conosco l'allenatore loro, Aglietti, che comunque le prepara bene le partite. Noi dovremmo fare veramente attenzione. C'è Gagia anche, no? Hai giocato a Torino, no? No, non ho giocato, ci ho giocato contro, però lo conosco, cioè nel senso lo conosco, perché ho visto giocare tante volte, lo sappiamo tutti che comunque un attaccante molto importante, e comunque i suoi gol riesce a farli sempre, quindi dobbiamo essere comunque bravi a marcarlo al meglio. Altra? Paolo? Non ascolto. Cioè, vuoi dire quanto qualcosa? All'Ascoli, fammi pensare. No, mi sembra di no. All'Ascoli no. Magari. Stavo pensando io. Fatemi toccare un po'.
Va bene? Ma, non avete ancora centrato due vittorie consecutive. Siamo al giro di boa, sarà la volta buona. In qualche modo dobbiamo riuscire, perché se vogliamo migliorare a essere una squadra importante che vuol puntare in Serie A, qualche vittoria dobbiamo fare. Intanto abbiamo vinto sabato contro l'Avellino, contro una squadra molto compatta e difficile da affrontare. Adesso dobbiamo farlo sabato. Come ho detto prima, noi abbiamo queste due partite, abbiamo l'obbligo di vincerle. Non sarà facile, però abbiamo l'obbligo di vincere per mettersi bene in classifica per il girone di ritorno. E anche perché sono tanti mesi ormai che non vinciamo. E quindi, come ho detto prima, se vogliamo mettersi bene in classifica dobbiamo vincere. Poi tra l'altro i playoff sono lì, li avete agganciati. Pensi che importante sia raggiungere almeno quota 30 o comunque puntate al massimo risultato? Noi dobbiamo puntare al massimo, anche se non sarà facile vincere, dobbiamo puntare al massimo per il seguito del campionato, perché poi anche se rimangono tante partite ci dà tanta sfiducia se vinciamo entrambe. Poi agganciare i playoff è facile, però devi mantenerle perché mancano tante partite. Ma credo che comunque da quando abbiamo cambiato modulo le cose stiano andando molto meglio. No, in quel senso là. Credo che giocando a due è molto più difficile rispetto a un centrocampo a tre, perché a tre riesci a coprire meglio il campo, riesci a inserirti negli spazi, riesci magari a ritrovarti da solo in qualche posizione. E credo che lo stiamo facendo meglio. Credo che anche noi siamo migliorati con questo modulo, appunto magari tiri da fuori di Fedele, di me, lui comunque è riuscito a fare 3 gol, quindi queste cose qua sono importanti. Poi non so se siamo ben assorti di questo, comunque sono cose che bisogna chiedere al mister, perché magari... A me mi sembra di sì, non so, magari alla gente da fuori non so, però io dal campo posso dire di sì, perché stiamo giocando meglio, e difendiamo meglio e attacchiamo meglio. Grazie. Va bene, grazie a tutti, voi. Grazie.